siamo già partiti con la mia squadra sul programma, a breve lo presenteremo. Ho la grande vicinanza di quello che hanno detto insieme con i partiti, insieme con la città, ma certamente è un programma per i milanesi, perché noi siamo milanesi. Dispiaciuto della sicurezza, ci dice quale priorità? Beh, la sicurezza rappresenta tante priorità, la sicurezza dell'occupazione, la sicurezza per i più deboli, la sicurezza per la mamma, per il bambino, per la donna che esce la sera, ma non solo, e soprattutto quella sicurezza che anche sulle piste ciclabili è fondamentale e importante. Non si possono fare piste ciclabili disegnate a mano libera, ci vuole organizzazione, come faccio nel mio lavoro. È dispiaciuto per l'assenza di Giorgia Meloni oggi? Sì, sì. Dispiaciuto dal punto di vista personale, ma so che è impegnata e quindi comprendo, ma soprattutto so, perché ci sentiamo, che mi è molto vicina, che è la cosa più bella. Sì, sì, ma sì, passa, che cosa pensa? Una alla volta. Sono solo 10 e ci sono già novità. No, io ritengo che questa debba essere una cosa dei partiti e quindi insieme, che abbiamo la fortuna di essere molto solidi e tra noi solidali, e c'è una grande amicizia, ad esempio di Daniele ci conosciamo da tanto tempo, e quindi credo che questa sia la cosa più bella, cioè ritagliare e ripensare insieme la nostra città. Da medico cosa pensa del Green Pass per l'accesso ai locali? Beh, io credo che il problema vero è che userei il defibrillatore per alcune zone lasciate abbandonate, questa è la cosa più importante. Senta, ma da medico può fare un appello agli oltre 2 milioni di over 60 italiani che non si sono ancora vaccinati? Allora, io oggetto sempre, e lo continuo a ripetere, che l'obbligatorietà dei vaccini deve essere sanitari, che c'è un calendario molto preciso e sta correndo velocemente verso la copertura egregia, ma ricordiamo che molti anziani, i diversamente abili, i fragili sono già vaccinati e già con la seconda dose, quindi hanno una copertura fondamentale e importante, quindi lontano le preoccupazioni e spero e preghiera all'ex sindaco di non utilizzarlo come caso politico. Per i 2 milioni non vaccinati invece come fanno? Per i 2 milioni di over 60 non vaccinati invece come fanno un appello a vaccinarsi? Il mio consiglio è vaccinarsi, ma io sono un uomo della libertà e della libertà di pensiero, quindi devono decidere loro cosa preferiscono di fare. L'importante è che quelli che noi stiamo vaccinando e stanno vaccinando danno la copertura di gregge, che è la cosa più importante anche per quelli che non si vaccineranno. I sanitari non si discute, tutti vaccinati, chi non si vaccina a casa. Bernardo, ma lei dice no ai green di facciata, ma qual è la sua visione di sostenibilità per la città? Beh, la visione è che non bisogna piantare 10 alberelli per togliervi un albero secolare, non bisogna togliervi il pavè per mettere una strada che nessuno riconosce. Il fondamentale è sempre l'ascolto, e quando dico ascolto è che bisogna ascoltare chi abita là, chi ha il negozio là, chi vive e passa di là, perché questo non è stato fatto, se non lo faremo, e noi lo faremo davvero, perché già vedete che sto girando per la città, anche se la conosco molto bene per il mio lavoro e per la parte sociale, dobbiamo dare risposte certe, ma rispetto all'ascolto dei cittadini. Ecco, Bernardo, lei ha detto che questi 5 anni non hanno ascoltato nessuno, la Giunta Sara non ha ascoltato nessuno per nessuno dei progetti. Beh, non l'ho detto io, lo dicono i cittadini che voi anche li incontrate, chiedeteglielo. Grazie, grazie. Una domanda superflua perché un medico, lei si è vaccinato? Assolutamente sì, dicembre e gennaio con Pfizer, come tutti i miei colleghi, e ripeto, non può esserci medico che non sia vaccinato, non solo per il rispetto di se stessi, ma per il rispetto delle persone che vengono negli ospedali e devono essere tranquille di venire e uscire senza aver contratto il Covid. E comunque smettiamo anche di far preoccupare le persone, lo diceva prima Daniela, perché stiamo uscendo da un periodo terribile, perché a differenza di quello che hanno fatto altri, e anche non mi interessa, io sono stato in corsia ore, tutto bardato a salvare vite, perché è il mio lavoro, quindi non era un favore. E la cosa più bella è vedere uscire le signore dell'RSA, le signore anziane, tutte le persone che avevano un solo pensiero, di morire durante il Covid. Oggi bisogna guardare avanti alla nostra città, che è di oggi e del futuro. I nostri progetti non sono per oggi e per domani, sono fino al 2030 e oltre.